Giri Vending TV, bentornati. Oggi siamo a Parigi al Vending Show Paris, una manifestazione che si tiene dopo ben 5 anni di assenza, con il coinvolgimento e la principale organizzazione italiana che si occupa di eventi per la distribuzione italiana, Venditalia Servizi. Siamo con Ernesto Piloni, il presidente di Venditalia Servizi, che intanto saluto. Ernesto, sei il benvenuto. Ciao Fabio, grazie e grazie a tutti. Siamo a Parigi in un evento secondo noi eccezionale. Eh sì, è davvero eccezionale perché al di là di tutte le aspettative, questo evento ha portato un gran numero di non solo visitatori ma anche e soprattutto espositori, di cui quasi la metà provenienti dall'Italia. Ernesto, allora facciamo un riepilogo di questa manifestazione che è appena iniziata. Parlano i numeri di un successo. Ci siamo portati ad avere quasi 3.000 metri quadri venduti in una prima edizione, dove abbiamo fatto la collaborazione con NAFSA. Venditalia è entrato come supporter e powered by Venditalia su un evento che è rinato dopo un tramonto avvenuto nel 2018 pre-Covid. Sicuramente i 3.000 metri quadri erano attesi ma difficilmente raggiungibili, ma ce l'abbiamo fatta. Ad oggi, che è il secondo giorno, siamo a più di 2.500 visitatori e oltre 100 espositori. Vending Show sarà la fiera di riferimento per il Nord Europa, questo è il target. La collaborazione sarà ancora attiva per le prossime tre edizioni e poi vedremo se ripianificare questo. NASA partirà per un percorso in solitaria e speriamo di riuscire a prendere tutta quella parte di mercato che è dei mari del nord, che stenta a colmare i corridoi di Milano. Milano è, come sappiamo, la fiera del vending e ad oggi Parigi è la seconda fiera del vending di riferimento per il mercato europeo. Ernesto, questa manifestazione che si tiene dopo ben 5 anni è anche un successo per Venditalia Servizi SRL, che è andata a organizzare insieme a NAFSA l'intero evento, direi anche con eccellenti risultati. Gli eccellenti risultati ci sono, come dicevo prima, il team di Venditalia con Teresa e Marina sicuramente ha dato una super performance, anche perché abbiamo aperto i battenti dopo l'estate, poco prima di Natale, per cui in tempi molto stretti il team, che ringrazio vivamente per l'impegno e il continuativo sforzo dimostrato, ha pagato con un successo. Bene, io ti ringrazio per il contributo. Ora è il momento di raccontarvi ciò che è stato presentato. Lo faremo nei prossimi giorni pubblicando uno o due interviste al giorno dei vari espositori, direi anche i principali, perché non possiamo riuscire a intervistare proprio tutti. Ernesto, grazie per la collaborazione. Grazie a voi per il supporto, è sempre un piacere vedervi. Grazie.